Che notizie hai dalle coste libiche? Che cosa dobbiamo aspettarci? Sicuramente c'è un flusso di profughi che sta cercando di raggiungere l'Europa tramite l'unica porta rimasta semi chiusa. Stanno rischiando anche di brutto maltrattamenti, abusi, sequestri. Mi confermi che si stanno intensificando anche le partenze dall'Egitto oltre che dalla Libia? Molti, soprattutto eritrei, etiopi, hanno scelto la via egiziana anche per paura della presenza dei Daesh in Libia e di questi sequestri anche là. Soprattutto quelli che sono di fede cristiana hanno questo timore di essere presi di mira, quindi molti hanno scelto la via egiziana, che però già da quello che mi dicono le carceri egiziane sono già piene di profughi che sono entrati illegalmente nel territorio egiziano, per cui le autorità egiziane li trattengono nei vari centri di detenzione e stanno anche procedendo per la deportazione verso i loro paesi di origine. So che ieri ho ricevuto una chiamata da un ragazzo che è stato sequestrato per 5 mesi nella zona sud in Egitto, vicino ad Aswan, è riuscito a fuggire e lui era stato sequestrato insieme ad altre 14 persone e gli veniva chiesto di pagare il riscatto di $30,000 che lui né lui né gli altri avevano. Due di loro sono stati ammazzati perché non potevano versare neanche un centesimo e sono quelli che, come dicevo, molti ci hanno segnalato, per paura di finire nelle mani dei Daesh in Libia, hanno scelto il percorso di attraversare l'Egitto e dall'Egitto prendere i barconi. Questo poi è sempre più pericoloso, anche il percorso più lungo, quindi li costa molto di più in termini sia di economico che anche in termini di vita. Noi cosa possiamo fare? Da una parte dare un segnale di speranza a queste persone aprendo tutta una serie di canali legali